Esco dall'euro per andare al palco. Allora, intanto voglio ringraziare Matteo per avermi invitato ed esprimervi la mia grande gioia di essere qui con voi. Molti di voi li conosco perché ho con loro un dialogo pressoché costante grazie a internet, ed altri invece magari è la prima volta che capitano da queste parti. A quelli che è la prima volta che capitano da queste parti, nel senso che è la prima volta che mi incontrano, darò un consiglio per gli acquisti, che è questo: non comprate il mio libro, comprate quello di Vladimiro Jacquet, che si chiama Anschluss, l'annessione. Perché, vedete, quello che stiamo vivendo è un film già visto, e leggendo quel libro vi renderete conto di alcune cose. Per esempio del fatto che la classe politica che sta guidando adesso la gestione della crisi dell'Eurozona è la stessa che ha guidato l'annessione della Germania Est e la Germania Ovest. Ed è quindi perfettamente consapevole di che cosa si può fare con l'arma dell'unificazione monetaria contro un paese che parte da condizioni relativamente svantaggiate. Loro lo sanno. Se io avessi letto il libro di Vladimiro prima di scrivere il mio libro sarebbe stato molto diverso e molto più esplicito. Leggete quel libro e preoccupatevi. Detto questo, fine dei consigli per gli acquisti. Matteo mi ha dato tantissimi spunti molto interessanti. Intanto vorrei ricordarvi una cosa, che la partita fra Davide e Golia era una partita truccata, perché Davide aveva Yahweh dalla sua parte e noi abbiamo dalla nostra parte la storia. Scusate se mi metto insieme a voi, poi vi spiego anche questo. Noi abbiamo la storia dalla nostra parte per un motivo molto semplice. Unioni monetarie fra paesi diversi sono sempre fallite. Quindi ha perfettamente ragione Matteo quando dice che il problema non è essere pro o contro l'euro. Contro l'euro è la logica dei fatti. Su questo sicuramente sarà molto più abile e preparato Claudio a darvi tutta una serie di esempi e di cifre che vi riguardano. Semplicemente vi ricordo che prima della Seconda Guerra Mondiale avevamo una sorta di accordo di moneta unica mondiale, si usava l'oro per gli scambi internazionali, si chiamava gold standard, ed è finito come è finito, cioè male. Dopo abbiamo fatto degli accordi per usare, diciamo, come moneta unica mondiale il dollaro, nel senso che era la moneta usata per gli scambi e c'erano cambi fissi, vi ricordate? Una volta sugli Atlanti, non so se voi, insomma, qualcuno ha l'età mia, qualcuno anche di più, vi ricorderete che sugli Atlanti non c'era scritto solo la superficie degli stati, i confini, c'era anche scritto il tasso di cambio, non solo la moneta ma anche il tasso di cambio, perché era fisso, e è saltato nel 1971. Poi abbiamo fatto gli accordi dell'Unione del Sistema Monetario Europeo e sono saltati. Perché? Perché purtroppo la flessibilità del valore della moneta è uno strumento essenziale per difendersi quando si è immersi in un'economia globale dove possono scatenarsi delle crisi e quindi tu hai necessità in qualche modo di adattarti al cambiare delle circostanze. Vedete, due giorni fa, o tre giorni fa per l'esattezza, un dato di cronaca che non interessa a nessuno, era una conferenza promossa da un sindacato dove ho incontrato un grande amico del professor Borghi, l'onorevole Bruno Tabacci. Te l'ho salutato caramente e gli ho anche detto che comunque se la crisi fosse continuata ci saremmo comunque rivisti per riparlarne, che non era una promessa ma una minaccia. Quindi, insomma, sì. Il quale onorevole Tabacci ha cominciato questo discorso perché oggi c'è la Cina. Ma dico, voi siete veneti, avete mai sentito parlare di Marco Polo? Dov'è andato Marco Polo? Eh? No? In Cina, dove c'era la stampa con i caratteri mobili, dove usavano, guarda un po', la carta moneta, dove, ci dice Brad DeLong di un'università californiana molto prestigiosa, a quel tempo la Cina aveva il 30% del PIL mondiale, quindi voglio dire, c'era la Cina, caspita, c'era la Via della Seta. Eh?
E allora oggi c'è la Cina, allora siccome la Cina è grande, noi dobbiamo essere grandi perché altrimenti poi come si fa? E qui, voglio dire, io, come dire, stavo tanto bene a casa mia e certe volte penso che avrei fatto meglio a starmene zitto, però devo dire che esponendomi ho fatto delle belle esperienze, una delle quali è anche conoscere, diciamo, questi personaggi coloriti qui sul palco accanto a me. Uno dei quali, Claudio, mi riferisco in particolare, quando gli dicono questa cosa della Cina, dice una cosa che credo voi abbiate capito, e poi vi spiego come ha fatto a capire che l'avete capita. Noi con la Cina non dobbiamo farci il tiro alla fune, perché dire, se l'economia è fare il tiro alla fune, quelli sono 1,6 miliardi, noi possiamo anche metterci tutti insieme con tutta l'Europa, saremo sempre più di 1 miliardo di meno, vinceranno sempre loro. L'economia non funziona così. L'economia non funziona così, non è che siccome gli altri sono grandi noi dobbiamo essere grandi, l'economia funziona in un altro modo e credo che voi lo abbiate capito. In un mondo globalizzato ci sono due modi per sopravvivere, uno dei quali paradossalmente è quello di essere piccoli, perché se sei piccolo sei flessibile, sei adattabile, riesci a raggiungere all'interno del tuo paese un consenso politico perché condividi dei valori, perché hai delle strutture decisionali che ti consentono di far funzionare la democrazia. Allora, vedete. L'onorevole Tabacci, Porello, io gli voglio tanto bene perché, anche se cerco di sembrare un cattivo, in realtà sono un buono, insomma. Si è dato la zappa sui piedi perché ha parlato perché nel 2030 il secondo paese per PIL pro capite al mondo, secondo proiezioni molto accreditate, sarà la Corea del Sud, che sta fra il gigante cinese e quello giapponese e si fa bellamente i fatti suoi, nel senso che, attenzione, ha stretto degli accordi commerciali per l'integrazione, scambi culturali, accordi economici, abolizione delle barriere tariffarie, eccetera, eccetera, ma non fa una unione monetaria con la Cina come invece noi fessi l'abbiamo fatta con la Germania. E quindi, diciamo, il povero onorevole, diciamo, a fronte di questo fatto, così, cambiò discorso, perché poi cambiano discorso, no? Lo sapete come fanno. E quindi vi posso dire una cosa, io, diciamo così, sono molto legato al Veneto per tanti motivi, insomma, intanto perché ho degli amici, quelli che seguono il mio blog forse saranno interessati di sapere che in sala è presente in incognito il professor Santarelli, che è stato uno, diciamo, dei cofondatori del mio blog. Se c'è qualcuno chiede un applauso, se sapete di cosa sto parlando. È, diciamo, sarebbe irriconoscibile se non fosse per quell'abitudine che in Italia viene considerata un po' di destra di accompagnarsi a ragazze molto più belle e più giovani di lui, ma insomma questo ve lo renderà forse facilmente individuabile. Detto questo, sono legato a Padova per tanti motivi, è una città fantastica. 270 anni fa a Padova si laureò uno scrittore, musicista italiano, Giacomo Casanova, anche per sfatare i luoghi comuni, no? Che il maschio italiano è quello del sud. Insomma, in realtà poi, diciamo, il mito del seduttore italiano in realtà è Veneto. La Serenissima non so se è una buona o cattiva idea, poi magari ne parliamo. Secondo me, in un'Europa nella quale c'è il Belgio, forse ci potrebbe anche essere il Veneto, che tutto sommato è grande più o meno uguale, è molto meno diviso culturalmente. Quindi non vedo fatti né sto, tenendo presente che, diciamo così, sono abbastanza affezionato all'idea di una nazione italiana che però deve essere gestita in un certo modo e non con ipocrisia. Però dicevo, appunto, fermo restando il mio piacere di essere in questo posto col quale ho tante radici, sono musicista, cioè, insomma, il Veneto è, per me il Veneto è Vivaldi e tante altre cose, insomma, ma anche il Baccalà alla Vicentina, insomma, tante cose il Veneto. Ho goduto intimamente quando ho scoperto che su 60 milioni di italiani almeno 2 milioni non avevano creduto a questa scemenza che non si può essere piccoli, non si può essere soli perché fuori c'è la Cina. Ci sono almeno 2 milioni di veneti che hanno capito che questa è una scemenza perché hanno espresso il desiderio di starsene per i fatti loro.
E a me questo dà una soddisfazione non politica, perché poi ovviamente poi parliamo di politica, non mi dà una particolare soddisfazione politica per motivi che poi anche vi spiego se mi ricordo, perché sto parlando a braccio e quindi potrei dimenticarlo, ma mi dà una soddisfazione intellettuale, perché l'argomento dobbiamo metterci insieme con qualcuno che ci schiaccia, perché se no c'è fuori qualcuno di più grande che ci schiaccia ancora di più, è un argomento idiota, come è idiota chi lo sostiene. E se voi li guardate in faccia, siccome la fisionomica è una scienza esatta, potreste anche accorgervene. Vedete, parliamo un attimo allora anche di politica, cioè del perché sono qui. Mai avrei pensato di venire a un raduno della Lega. E peraltro, mai avrei pensato di venire a un raduno della Lega e di non trovarmi di fronte delle persone col casco vichingo in testa. Perché questi siete voi per i media. Ah, ecco. Sì. Bravi. Se ne avete uno per me, così la prossima volta che vado a un seminario, non so, del PD me lo metto. Vedete, alcune cose, intraprendendo questa battaglia che non avrei voluto intraprendere, l'ho fatto veramente per i miei figli, come lo ha fatto e lo ha detto, io ho sentito sincerità nelle sue parole Matteo, e come so che l'ha fatta Claudio, perché io e Claudio perlomeno credo che lo scatto sia stato quando nel 2010 ci siamo accorti di come veniva gestita la crisi greca, e avendo un minimo, diciamo così, di cognizione tecnica, abbiamo capito che lì era in atto un'aggressione, più o meno questo è quello che, ecco, insomma, e allora abbiamo capito che si era a un punto di svolta storico nel quale bisognava veramente impegnarsi a reagire, ma non voglio entrare in questi dettagli tecnici. Quello che vi voglio dire è che quando siamo partiti, in Italia c'era un partito unico, il PUDE, il partito unico dell'euro. Questo è il problema. Allora, solo una persona, diciamo così, sufficientemente ricca dentro o ricca fuori da fottersene, di mettersi contro tutti, poteva cominciare a parlare. È successo a me, è successo a Claudio. Lui teoricamente de destra e io teoricamente de sinistra, ma il problema è estremamente semplice. Destra e sinistra riguardano come ci si spartisce la torta, e in questo momento, grazie all'euro, la torta ce la stanno rubando, quindi se noi litighiamo poi non ci sarà più di che discutere. Adesso di partiti ce ne sono due, ed è già un progresso, e a me, voglio dire, potrebbe dispiacermi, perché per me è una sconfitta che oltre al PUDE l'unico altro partito che prende una posizione diversa sia la Lega, io ve lo confesso. Merito, diciamo così, il lancio di ortaggi dalla platea. Io ci ho provato col PD a farli ragionare. Avrei voluto quello era casa mia. Oh, se ha ragionato Matteo, ha ragionato Matteo, è andata così. Apro e chiudo una parentesi. Scusa, se sto parlando male di te, tanto non ti sei, non sentono. Apro e chiudo una parentesi per parlarvi di un autentico genio, di una persona alla quale se mi offrisse di andare a casa sua a pulire i gabinetti, anche con un contratto part-time, io correrei, che è Casaleggio, il quale è riuscito, volendo l'euro, a far capire a tutta l'Europa che il suo movimento è contro l'euro e continua però a dirvi in faccia che lui è per l'euro, e ci stanno dei boccaloni che gli vanno appresso, tipo il mio simpatico amico qua in terza fila. Ma questa è una cosa geniale! Quell'uomo è un genio. Riuscirebbe a vendere stufe agli eschimesi dicendogli che sono frigoriferi e loro ci metterebbero il gelato dentro. Cioè, questa è la genialità di Casaleggio, perché vendere un frigorifero a un eschimese si può fare, ma vendergli una stufa dicendo che è un frigorifero è il genio assoluto, il dadaismo della politica. Allora, parliamo... sì, è una cosa... Ha detto una cosa molto giusta Matteo, secondo me, da un punto di vista proprio della logica economica e anche della logica del momento in cui che stiamo vivendo. Abbattetemi al 20° minuto, perché io sono privo di...
sono privo di timer. Oggi la lotta è la lotta del grande contro il piccolo. E fermo restando che questa volta il piccolo, anche se non ha dietro il Padre Eterno, comunque ha dietro la storia, va un attimo focalizzato qual è il problema. Perché vedete, una delle difficoltà che io ho quando cerco di portare un discorso di razionalità economica a sinistra è questo, che per il sinistrato medio, cui io in realtà teoricamente apparterrei, il piccolo imprenditore, la partita IVA, è un capitalista, quindi è un nemico. Questi non hanno proprio capito come funziona oggi, non funziona così. Perché vedete, al di là della dinamica dell'euro, sulla quale poi sicuramente si esprimerà con esempi molto più concreti Claudio, perdonatemi se io mi tengo un po' sull'astratto e sul... Qui c'è un problema di una costruzione europea che è scientemente costruita per favorire gli interessi dei grandi, dove i grandi sono in primo luogo certo la grande finanza, perché, perdonatemi, voi siete persone, insomma alcune anche forse hanno un annetto o due più di me, no? Quindi avete attraversato varie fasi della storia italiana, no? A voi raccontano che prima dell'euro non si viaggiava, non si poteva commerciare con l'estero. Beh, queste sono scemenze, non è così. A cosa serve la moneta unica che di fatto impone un cambio fisso fra paesi diversi? Serve a far circolare più facilmente i capitali, è qualcosa che strutturalmente va a favore della grande finanza. Perché se io tedesco voglio prestare soldi a te spagnolo, perché voglio che con quei soldi tu compri i beni che io produco, e fisso il cambio, sono sicuro che riavrò esattamente gli stessi soldi che ti ho dato, perché tu non potrai mai svalutare. E quindi impedisco a un mercato di funzionare. Il mercato del cambio, che è un mercato importante. Perché? Perché dà dei segnali. Sentite, se un paese ha una condizione di debolezza, che può essere dovuta a tante cose, voglio dire, uno può avere un terremoto, può avere... Faccio un esempio a caso, una classe politica particolarmente inefficiente e una burocrazia un pochino troppo farraginosa, un esempio a caso, non so, può avere tanti problemi. Beh, se ha un problema, è giusto che questo problema venga segnalato in qualche modo anche ai mercati. Perché vedete, qual è il fatto? È che paesi con classi politiche non esattamente top di gamma, ma vorrei anche ricordarvi che la Germania in questo... molti fra voi sanno chi ha fatto la riforma del mercato del lavoro in Germania, l'ha fatta un puttaniere, d'accordo, visto che prima si parlava del referendum, ecco, ma di quelli proprio pesanti, che in confronto a Berlusconi affiderei tranquillamente la mia bambina, piuttosto che a Hartz, questo sia chiaro, Santa Giulia. Sì. Perché i paesi del sud, che questi soldi non se li meritavano di fatto, perché non sono stati in grado di restituirli, quindi nei fatti, diciamo così, in un'ottica semplicemente economica, non avevano la capacità di assumere così tanto debito, perché lo hanno assunto? Ma è semplice, perché con il cambio fisso chi glieli prestava sapeva che non correva rischi, cioè sì, il cambio fisso, non facendo funzionare un mercato, ha creato una fortissima distorsione del mercato finanziario. E questo è uno degli aspetti nei quali noi ci troviamo a essere immersi. L'altro aspetto sul quale si soffermerà sicuramente di più Claudio è il fatto che se tu lasci che il valore della tua moneta sia deciso da un altro, e in questo momento lo decide sostanzialmente la Germania qual è il cambio dell'euro, questo significa che tu puoi essere bravo quanto ti pare, sei un bravo artigiano, un bravo professionista, un bravo imprenditore, piccolo, medio, grande, quello che è. Poi però, sul mercato mondiale, i prezzi dei tuoi prodotti non li decidi te, li decide un altro. È questo che vi sta mettendo in difficoltà, scusatemi. Chiaro il concetto? Allora... Sono troppo tecnico? No, Claudio mi ha esortato a non essere troppo tecnico. Io sono normalmente una persona che non si fa capire quando parla, per cui insomma Claudio giustamente mi ha esortato a essere... E quindi questi sono i due aspetti. Vedete, l'euro non funziona per la finanza, perché la favorisce troppo e impedisce al mercato del cambio di segnalare ai mercati che un paese ha delle difficoltà, e quindi i mercati continuano a dargli soldi.
E non funziona per l'economia reale, cioè per tutti noi. Poi vi racconteremo le storie di che cosa è successo. Guardate, se usciamo dall'euro, ecco, parliamo anche di questo, la nuova valuta italiana probabilmente perderebbe un 20% rispetto al... Questi sono i calcoli che si fanno. Se vi interessano questi aspetti, vi invito il 12 aprile a Roma, c'è un convegno nel quale analizzeremo alcuni possibili percorsi di uscita da questo disastro, con una serie di economisti internazionali nella rete del Manifesto di Solidarietà Europea, alla quale appartengo insieme con Claudio. E negli ultimi 20 anni a noi è successo due volte di subire una svalutazione del 20%. La prima volta nel 92, quando siamo usciti dal sistema monetario europeo, e chi ha una certa età qua dentro poi mi racconta se stava peggio di adesso. Ecco. Una seconda volta, ma nessuno se ne è accorto, fra il 99 e il 2001, quando l'euro, che era partito a 1,16, arrivò quasi a 0,7 sul dollaro e quindi si svalutò. Ora, attenzione, l'euro voi non lo avevate in tasca, ma i contratti, il petrolio, eccetera, eccetera, erano già apprezzati in euro. L'euro già esisteva, era già la nostra unità di conto. Poi questo è un dettaglio che vi sfugge. Quindi noi anche dentro l'euro abbiamo avuto una svalutazione del 20%. E perché non ci ha fatto bene? Non ci ha fatto bene perché noi abbiamo svalutato tutti insieme. Quindi, rispetto ai nostri principali concorrenti, Germania, Francia, Austria, paesi del nord, non c'è stato nessun aggiustamento. Nel 92 ci siamo aggiustati rispetto a tutti. Nel 2001 ci siamo aggiustati solo rispetto all'America. Ma l'America è lontana, fa il 5-6% del nostro commercio. Il 50% del nostro commercio lo fanno i paesi del nord Europa. E a che cosa ci serve avere una moneta in comune con loro che quando si aggiusta non si aggiusta rispetto a loro? A niente. In cambio però, quando nel 99 l'euro si è svalutato in 2 anni del 50%, avete visto raddoppiare il prezzo della benzina? No. Quindi non vi fate prendere in giro dagli argomenti terroristici. Ricordatevi che quello che succederà è già successo e siamo sopravvissuti. Siamo ripartiti dopo la Seconda Guerra Mondiale, nella quale c'è stata la più grande distruzione di ricchezza che l'Italia abbia mai sperimentato. Fuori dal periodo bellico, quella che stiamo vivendo è la crisi più grande della storia dell'Italia dal 1861 ad oggi. E mentre nel 1929, quando ci fu una bella botta per il crollo di Wall Street, l'Italia perse circa un 4% del PIL nel 30, mentre ha perso il 5% nel 2009, quindi già... Mentre nel 1929 ci vollero 7 anni per tornare al livello di partenza, in questo momento il Fondo Monetario Internazionale stima che ci vorranno più di 10 anni per ritornare a dove eravamo nel 2008. E ancora, se ce la facciamo, e ancora ricordatevi che il Fondo Monetario Internazionale, per dovere di istituto, siccome sta qui a massacrarci, deve comunque dirci che le cose andranno bene. Quindi questa è una visione ottimistica. Professore, scusi, sono chiamato all'ingrato compito di darle l'ultimo minuto. Ma grazie. Posso fumare una sigaretta allora? Dopo. Ma sono arrivato dove volevo arrivare, perché la mancanza di speranza della quale parlava Matteo, io che faccio un lavoro molto bello che mi sono scelto, che è di stare a contatto con i giovani, che espone un po' al rischio di non rendersi conto che me ne prendo due, che espone al... Sì, io vi ringrazio, però siccome non sono autorevole tendo ad essere autoritario. Allora, il lavoro che faccio, che mi espone al rischio, no? Avendo sempre di fronte a te dei 23enni, no? Quelli che hai di fronte a te sono il tuo specchio. Il rischio è di non renderti conto che invecchi. Io certe volte dico, vi ricordate quando nel 79 ci fu il secondo shock petrolifero? Quelli sono tutti nati dopo il 90. Quindi dico, sì, effettivamente come passa il tempo, però insomma. Io vedo questa perdita di speranza, ed è una perdita di speranza che è nei numeri. Se ci dicono che ci vorranno ancora 7, 8, 9 anni per tornare dove eravamo semplicemente 5 anni fa, questo significa che l'occupazione... che speranze hanno queste persone? E allora per questo è importante diffondere un minimo di conoscenza e dare un segnale. Per quel che riguarda la diffusione della conoscenza, io e Claudio abbiamo deciso di
associarci in un'associazione che si chiama Asimmetrie, che studia appunto le asimmetrie economiche. Quali sono le asimmetrie economiche? Beh, pensate a questa Europa di figli e figliastri, dove il presidente del Consiglio di un paese che sta sforando solo 3 parametri sugli 11 previsti dalla procedura di sorveglianza europea va a implorare il primo ministro di un paese che ne sta sforando 4, che è la Germania, per chiedergli il permesso di fare come gli pare a casa sua. Non è un'Europa di figli e figliastri? Questo è. Allora con Claudio abbiamo deciso di associarci, di costituire un'associazione che non è un partito politico, è qualcosa di totalmente apolitico, diciamo apartitico, perché purtroppo in un momento come questo dire delle semplici verità che stanno sui libri di scuola è diventato un atto politico, un atto rivoluzionario, come ha anche detto Matteo, altra cosa che sottoscrivo in pieno. Mi tocca sottoscrivere un leghista, compà. Questo passa a casa. E fra l'altro è con la consulenza scientifica di questa associazione, unendo insieme la nostra, diciamo, capacità di farci capire e soprattutto, come dire, l'esperienza maturata in 4 anni di dibattito, che abbiamo messo su questo libricino che trovate, e se vi piace visitate anche il nostro sito web e se potete mettere 1 euro alla banca della verità ve ne saremo comunque grati, perché in questo momento per lottare contro i media, per portare questo messaggio sui giornali, per portare questo messaggio nelle sedi dove è difficile ignorarlo, servono anche soldi. Il prossimo appuntamento, quello del 12 aprile, spero che non passi inosservato come tutti i precedenti nei media, e per evitare che lo sia ho dovuto investire dei soldi, per esempio per mettere su un ufficio stampa. Ci sono tanti modi nei quali si può contribuire, questo messaggio non è né di destra né di sinistra, cerchiamo di essere quelli che fanno la differenza si può fare in tanti modi, parlando con gli altri e contribuendo a chi sta cercando di fare un'opera di informazione. Vi ringrazio.